Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Vorrei fare un video, approfitto con un po' di tempo per farlo, volevo farlo a casa ma non ho tempo di farlo a casa. E niente, lo faccio adesso. Il Signore qualche giorno fa mi ha parlato e mi ha detto: parla dell'epistola ai Corinti, punto. Non mi ha detto altro. Non mi ha detto quale, che cosa dire, quale capitolo portare, niente. Però poi mi sono accorto che nell'ultimo video che io ho fatto, che già ho dimenticato qual è, perché io poi, voi sapete che io mi dimentico tutto, lo vado un attimo a prendere. Davanti ho il computer che voi non potete vedere. Nell'ultimo video fatto, anzi nel penultimo, sì, il video intitolato Quando l'agnosi ti possiede non lo sai. Effettivamente, poi praticamente ho preso come spunto la prima epistola ai Corinti, il capitolo 12. Ok. E io in questo momento vorrei portare questo capitolo, però lo desidero fare in maniera molto pragmatica. Diciamo, è più un sermone che uno studio, però diciamo che uno dei fondamenti di questo capitolo, del capitolo 12, è il capitolo 13. Cioè il fondamento del capitolo 12 della prima epistola ai Corinti e il capitolo 13. Amati, questo video è dedicato alla Chiesa, non è dedicato a chi non fa parte della Chiesa e quindi è dedicato a chi è nato di nuovo, ok? Questo è molto importante, non vi offendiate, non è dedicato a chi frequenta una comunità da 20 anni. E magari non fa parte della Chiesa, perché c'è anche questo. No, questo video è dedicato alla Chiesa di Gesù Cristo, punto. Che tu abbia un giorno di fede o 40 anni di fede è per te. Ed è uno dei capitoli. Questa verità, insieme a mille altre verità, è una delle verità più importanti di tutto quanto il cristianesimo. Quando Gesù Cristo è venuto il verbo eterno, il verbo eterno. Questo verbo a un certo punto si è incarnato e quando il verbo si è incarnato ed è diventato l'uomo, chiamato Gesù, chiamato il Cristo, in quel momento è stato unto, così è scritto in Isaia 61, no? Ha cambiato l'andazzo del mondo. E ha creato la Chiesa. Questa Chiesa cammina in novità di spirito e davanti questa Chiesa ha delle promesse. Una delle promesse più importanti della Chiesa di Gesù Cristo, che diventa Chiesa in virtù del fatto che sei nato di nuovo, dopo la nuova nascita, la promessa più importante è il battesimo dello Spirito Santo, da qui non se ne esce. E si diceva, quando io ero giovane nella fede, che il battesimo dello Spirito Santo non è altro che, non è altro, non è che voglio diminuire, no, no, il battesimo dello Spirito Santo in questo senso qua non è altro che il trampolino di lancio verso poi quello che sono doni, ministeri, talenti, operazioni. Per noi pentecostali, e sottolineo il termine pentecostale, non come denominazionale, senza nulla togliere al fatto che un nome lo dobbiamo portare, ma sottolineo il termine pentecostale perché noi siamo pentecostali, biblicamente parlando.
E la Chiesa nasce con la Pentecoste. Per noi pentecostali biblici non viene nel nostro mondo, secondo quello che noi leggiamo nella Scrittura, è impossibile contemplare qualunque cosa, ministerio, operazioni, quant'altro, senza il battesimo dello Spirito Santo. Gli apostoli si sono sempre molto preoccupati, i 12 apostoli, perché loro avevano questo, chiamiamolo dono, di imporre le mani a coloro che non avevano ricevuto il battesimo dello Spirito Santo con la manifestazione delle lingue. Entriamo nel vivo del discorso. Guardo il computer perché ho il computer dove ho la parola .net aperta. Siccome sto parlando alla Chiesa, desumo che voi già conoscete quello che c'è scritto qua e comunque avete una Bibbia per poter seguire. In 1 Corinti 12 ci vengono presentati questi 9 doni e ci dice che non dobbiamo essere ignoranti. Noi non dobbiamo essere ignoranti riguardo l'opera di Dio. E non dobbiamo neanche essere miscredenti, perché non credere, non avere fede, vuol dire essere ignorante. Molti sono ignoranti purtroppo oggi, molti negano il battesimo dello Spirito Santo, il rapimento della Chiesa, il rapimento pre-tribolazione e mille altre cose, sono ignoranti. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, dice Osea 4. No? Verso 6. E poi dice nel verso 2, io leggo sempre da una vecchia Diodati, voi sapete che eravate gentili, trasportati dietro gli idoli mutoli, eccetera. E poi dice, nel verso 3, nessuno parlando per lo Spirito di Dio dice Gesù essere anatema e che nessuno può dire altresì Gesù essere il Signore per lo Spirito Santo. Questo è molto importante. Ma tu dirai, apro parentesi, ma... Allora come si concilia con Matteo 7, quando dice molti dicono mi diranno Signore, Signore, noi abbiamo fatto, noi abbiamo detto, noi abbiamo operato, ma io vi dico in verità io non vi conobbi mai. Noi dobbiamo cogliere l'essenza della scrittura. L'essenza della scrittura è la sua spiritualità, il suo... È come la circoncisione non è d'uomo, ma è spirituale. E così è questo linguaggio. Nessuno può dire Gesù è il Signore in verità e di cuore, in sincerità, se non per lo Spirito Santo. Ma sì è possibile dire Signore, Signore, Gesù è il Signore, mentendo, non in sincerità. Capito? Quello che qui sta dicendo? Nessuno può dire in verità, sinceramente parlando, perché c'è stata un'opera in lui e questo Spirito Santo gli dà questa potenza per riconoscere e testimoniare che Gesù è il Signore. Ecco cosa sta dicendo. Ripeto, mi sto rivolgendo alla Chiesa, quindi a persone che comprendono questo linguaggio. E qui l'Apostolo Paolo, compunto e guidato dallo Spirito Santo, dice che vi sono diversità di doni. E quindi, come quel passo che dice che il Signore è salito in alto e ha minato in cattività una grande prigionia per dare dei doni agli uomini. Vi sono molti doni, diversità di doni, ma è un solo Spirito che li dà. E ancora vi sono diversità di ministeri. Ma è un medesimo Signore. E
E poi dice anche, vi sono diversità di operazioni. E altrove parlerà anche di talenti. Ecco perché io enfatizzo molto sulla letteralità della scrittura. I ministeri sono cinque, i doni sono nove, ma poi ci sono operazioni e poi ci sono talenti. Ma c'è un solo Dio, il quale opera tutte le cose in tutto, ma a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per ciò che è utile e spediente. E poi inizia a parlare di questi doni e parla di parola di sapienza. Parola di sapienza. Come si acquista la sapienza? Venite, comprate senza denaro. Queste cose le dà il Signore. Però noi, che abbiamo ricevuto la grazia, poi dobbiamo camminare nella grazia. Se io sto dalla mattina alla sera a vedere, dopo essere nato di nuovo, a vedere la televisione e a vedere Mickey Mouse, a non leggere la Bibbia, a non pregare, a non digiunare, che può farlo fisicamente, a non frequentare la fratellanza, a non crescere bene, ma che sapienza vuoi ricevere? Inoltre, la sapienza che viene dal timore dell'Eterno si matura col tempo, con gli anni e con i decenni. Se tu sei un buffone che vuoi fare delle buffonate, i buffoni sono. I buffoni erano quelli che facevano ridere, che facevano i pagliacci. E noi dobbiamo avere autocontrollo. E quindi dobbiamo cercare la sapienza, dobbiamo coltivare la sapienza. Poi dice, ha un'altra parola di scienza, parola di scienza, intendimento. Capire le situazioni. Non tutti hanno la stessa cosa. E l'epicentro è l'amore. Perché tu, se hai ricevuto qualche cosa e un altro, giustamente, non ce l'ha perché non ha ricevuto quello che tu hai, non ti vanagloriare tu nei suoi confronti, dicendogli, ah, non capisci niente, ah, non capisci questo, è tesoro mio. Quello che tu capisci io non lo capisco, quello che io capisco tu non lo capisci e insieme formiamo il corpo di Cristo. Non possiamo avere tutto tutti. Persino dentro il corpo dei predicatori, che è una cosa molto ampia, ogni predicatore, che siamo miliardi, siamo stati miliardi in questi 2000 anni, adesso siamo milioni, ogni predicatore gli viene dato dallo Spirito Santo determinate cose e lo Spirito Santo gli fa capire determinate cose a quel predicatore che quell'altro non capirà e i due avranno bisogno l'uno dell'altro e così via discorrendo. Capito? Ognuno riceve un qualche cosa per l'utile comune. Questi sono i doni. Poi dice, ha un'altra fede. Qui smonta il fatto che gli antipentecostali dicono, vedi, perché poi più avanti dirà, non tutti parlano lingue. Quindi lo Spirito Santo, il battesimo, non si manifesterebbe con le lingue. È falso, perché qui dice che a un altro gli viene data fede, ma non avevamo tutti la fede? Certo, è impossibile nascere di nuovo senza la fede, tutti i figli di Dio hanno la fede, ma qui sta parlando di una fede particolare, una fede che sposta le montagne, che viene da Dio, che non viene dalla tua forza. Così sono le lingue. Quando qui dice non tutti parlano lingue, non sta parlando del battesimo dello Spirito Santo che si manifesta solamente con le lingue, ma sta parlando. Così come qui parla di una fede speciale, parla di lingue speciali.
ha un altro dono di guarigione. I doni di guarigione esistono, ci sono, c'erano ieri, ci sono oggi, ci sono sempre stati. Ha un altro potenti operazioni, ha un altro profezia. Profezia, nel suo ampio discorso, il fondamento della profezia è la parola scritta e quindi la capacità di capire il tempo in cui ti trovi in virtù delle profezie scritte. Questo è il fondamento. Inoltre, ci sono anche delle profezie che Dio dà alla Chiesa in virtù dei prossimi eventi futuri, che comunque li troviamo sempre scritti nella parola di Dio. Ad esempio, il Signore mi parlò quasi 20 anni fa e mi disse: qualcosa di molto grande dovrà succedere. Io di questo ne ho già parlato. Ad un altro discernere gli spiriti, cioè capire esattamente quello che quella persona ha dentro, se è vera, se è falsa, come sta, se sta giù spiritualmente, se sta soffrendo e così via discorrendo. Ad un altro diversità di lingue, vedi? Ad un altro diversità di lingue. Qui alcuni dicono, non tutti, non, il battesimo dello Spirito Santo non necessariamente si manifesta con le lingue. No, qui sta parlando dei doni. Infatti abbiamo appena letto che ad alcuni gli viene data la fede, ma non abbiamo tutti la fede, capito? Attenzione allo spirito antipentecostale biblico, perché è antitrinitarismo. Ad un altro l'interpretazione delle lingue. E tutte queste cose le opera lo stesso spirito. Il corpo ha molte membra. Tutte le membra del corpo sono uno stesso corpo, così ancora è Cristo. Poi nel verso 16 dice: se l'orecchio dice, perciò che io non sono occhio, non sono del corpo, non è egli però del corpo? Quello che stavo dicendo nell'ultimo video appena citato, disprezzare gli altri solo perché non fanno quello che tu fai, solo perché non evangelizzano come tu evangelizzi, nella maniera come tu lo fai, o perché la stessa cosa potremmo dire tutti noi. Allora, siccome tu non predichi come predico io, non vale niente. Ma è ridicolo. Nessuno sprezzi l'altro. Anche perché tu non sai che problemi c'ha l'altro. Io porto sempre il solito esempio e batto il ferro sempre lì. Sono anni che porto questo esempio. La mamma, la classica mamma che ha un figlio malato, allettato, che deve passare il resto dei suoi giorni in un letto. Questo figlio, questa mamma con il cuore rotto, dovrà passare tutta la sua vita vicino a questo figlio. Dio lo ha permesso. È una prova dura. E che cosa fa questa mamma? No, questa mamma deve andare in giro per i monti a evangelizzare, a fare qua, a fare su. No, questa mamma è stata posta lì, a fianco a questo figlio, per portare la parola di Dio e l'amore di Dio, il calore di Dio a questo suo figliuolo. E un domani questa mamma avrà un premio tanto grande quanto tutti questi grandi uomini, predicatori, evangelisti, dottori, pastori, eccetera, eccetera, che quanti li hanno ascoltati, chissà quale premio avranno, avrà un premio grande quanto loro. Nessuno sprezzi il suo prossimo, tu non fai quello che faccio io, non vai in giro a strillare, a fare, a cosare, non vali niente. Ma dov'è l'amore? Ognuno temperi alla propria chiamata. Se l'occhio, verso 21, l'occhio non può dire alla mano: io non ho bisogno di te. Se c'è una cosa che io ho imparato, perché all'estero tutte queste stupidate non ce ne sono,
Però ce ne sono delle altre, perché nessuna nazione è perfetta. Quando tu vai all'estero, negli Stati Uniti, Sud America, Centro America, i ruoli sono ben definiti. L'evangelista, che sia il grande evangelista che riempie gli stadi alla Gigi Avila, o il piccolo evangelista sperduto nella montagna dove arriva a pochi, nessuno vede il suo operato e c'ha i piedi rotti, pieni di sangue. Ogni tanto escono fuori e lo prendono a bastonate, ci sono anche i video, e vanno col megafono, perché lì si usa fare così, in mezzo alla savana, e c'è l'opera di Dio e si convertono e vengono anche picchiati. L'evangelista fa l'evangelista. E poi quando le persone si convertono, le porta dal pastore, il pastore fa il pastore. E il dottore che opera dentro la chiesa, perché il dottore della legge se mette a fare dottore nella piazza e te comincia a dire tutte queste cose complicate che la gente dice, ma che sta a dire? Capito? Poi tutto facciamo tutto, tutti facciamo tutto, tutti evangelizziamo, tutti facciamo, ma una cosa è avere il ministero e poi una cosa è pretendere dagli altri che devono essere come noi e così via discorrendo. Quindi i ruoli sono ben definiti. Se ci sono cinque ministeri, ogni ministero deve ottemperare. Ma tutto questo non è che ci vuole adesso evangelisti per capirlo, perché a me queste cose, ma chi me le ha insegnate? Sono scritte. Il fondamento di tutto questo è l'amore. Quando manca l'amore, tutto questo che io sto dicendo non si troverà. Io non ho bisogno di te. Vedete quante questioni c'erano nei Corinti? Leggila tutta. Anzi, io ti dirò che le parti nostre oneste. E a quelle che noi stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, mettiamo attorno più onore e le parti meno oneste sono più onestamente adorne. Quello che tu pensi essere meno, è proprio quella la parte più onerosa. E poi dice nel verso 25 che non ci deve essere dissensione nel corpo. Anzi, tutte le membra abbiano cura le une per le altre. Avere cura per i miei fratelli significa amarli. Non significa dire, ah, tu non fai quello che faccio io, tu sei un vigliacco, tu qua, tu là, tu su, tu giù. Accipicchia, questo è l'amore che c'hai? Questo è l'amore che c'hai? Che come. Poi da lì si cade nel legalismo. E quando si cade nel legalismo, la prima figura ad essere colpita, sempre classico, la donna. Proprio da francotiratore. La donna massacrata. Te sei fatta la tinta, te sei messa orecchino, te sei fatta. E qual è il problema? Ha fatto bene. Io l'altro giorno ho visto una sorella, stava male. Siamo cresciuti insieme e ho detto, ma fatti una tinta, ma non vedi come stai? Sì, ma vada a fa. Poi fai come ti pare. Amici miei, il non farti una tintarella non ti fa più santo o più santa. Impara, legalista. Se un membro patisce, tutte le membra patiscono con lui. Vedete? Qui ti sta parlando dei doni, però se tu entri nel profondo di tutto questo ragionamento, l'Apostolo Paolo come fondamento ti sta dando l'unità dello Spirito, e l'unità dello Spirito è l'amore. E poi dice, verso 28, che lo Spirito Santo è colui che costituisce.
apostoli, profeti, dottori, potenti operazioni, guarigioni, sussidi, governi, diversità delle lingue. E poi dice, sono tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori, fanno tutte le stesse cose, devono fare tutte le stesse cose, devono sentirsi di fare tutte le stesse cose. Ma se vuoi fare una cosa, falla. No, il pastore deve venire con te. Perché? Ah, qui in questa chiesa non si fa niente. E fallo. Devo venire con te. Perché? Ma perché io quando faccio le cose, quando il pastore va nelle carceri, uno non dice, ah, io vado nelle carceri e quindi voi non siete niente. No, però voi lo dite. Quando il pastore va nelle carceri, va qua, va su, va giù, mica ti chiama te, però ci sono persone che stanno sempre a criticare. Non fanno, scusate il termine poco ortodosso, non fanno un tubo, vogliono fare e uno dice fai, no, devi venire con me. Ma perché tu non sei buono? Non c'hai lo Spirito Santo? Forse quello che ti manca è la chiamata. Perché quando c'è la chiamata non solo le fai le cose, ma qualsiasi uomo sulla faccia della terra nato di nuovo riceve una chiamata, insieme alla chiamata gli arriverà l'avversario che cercherà di fermarlo. E tu andrai contro l'avversario e farai quello che Dio ti ha chiamato a fare nonostante l'avversario cerchi di fermarti. È tutto il contrario. Spero si sia capito. E poi nel verso 31 dice, vi mostrerò una via eccellentissima per arrivare a tutte queste cose. E qual è questa via eccellentissima? Lo ha detto adesso. Solamente che bisogna essere attenti. L'unità dello spirito, il non stimare gli altri meno di noi stessi, e quindi è l'amore. È inutile che noi andiamo a cercare doni, ministeri, guarigioni, di qua, di su, di giù, quando ci manca l'amore. L'amore non si gonfia. L'amore non si gonfia, l'amore non invidia, l'amore non si mostra, non dice guarda quello che io faccio, quanto sono bravo, gli altri non fanno quello che faccio io. No, questo non è l'amore. L'amore non fa queste cose, l'amore non invidia. Non porta invidia al fratello, parlo meglio di me, anzi, quando voi vi radunate nella pubblica adunanza, se lo spirito che tu stai parlando fa parlare un altro, tu taci, fai parlare lui. Se un altro viene perché Dio lo vuole usare, Amen. Gloria a Dio. È lo Spirito che deve fare le cose. Noi non ci dobbiamo mostrare. Allora, se noi non abbiamo amore, noi non arriveremo mai a questi doni. La differenza dei doni fra ieri e oggi è la seguente. Questo non si dice. I doni, i miracoli, le potenti operazioni nel cristianesimo ci sono sempre stati. C'erano ieri e ci sono oggi. Ma c'è una grande differenza tra ieri e oggi. È la quantità. Ma senza andare troppo lontano nei secoli e nei millenni, io ricordo agli inizi della mia conversione che i battesimi dello Spirito Santo erano all'ordine del giorno. Oggi sono più rari. Io già è qualche anno che non vedo più un battesimo di Spirito Santo. Quindi è la quantità. Perché
la quantità non è più la stessa di una volta. Per quello che ho appena detto, per l'amore. È scritto in Matteo 24, il verso, non me lo ricordo, verso 12, che l'amore si raffredderà. Alla fine dei tempi l'amore si raffredderà e se l'amore, che è il fondamento per arrivare ai doni, viene meno, di conseguenza vengono meno anche i doni, non perché Dio non li vuole dare. Ma è colpa degli uomini. Questo secondo l'Evangelo vero, che non crede alla predestinazione. Ma questa è un'altra storia. Inoltre, Luca 18,8 dice che quando il figliolo di Dio verrà, troverà egli la fede. E quindi se vengono giù questi pilastri, questi due pilastri, amore e fede, ma è normale che poi il quantitativo di questi ministeri veri, doni, miracoli vengono meno e siamo poveri. Siamo poveri. Sì, siamo, io sono il primo, siamo poveri. Perché mancano tutte queste cose. L'amore, verso 5, non opera disonestamente. Sei tu onesto quando parli del tuo prossimo, del tuo fratello dentro la comunità? Sei tu onesto quando invidi? Non cerca le cose proprie, non si inasprisce, non divisa il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Gioisci quando tuo fratello, che stava marcando male, si ravvede, provi piacere, scusa ogni cosa, laddove c'è sì, qui c'è, vabbè, qui. Mo, se mi metto a spiegarlo per filo e per segno, già l'ho fatto negli anni, ci sto un'ora, il video dura un'ora. Quindi cercate il video precedente, tanto è per la Chiesa. Crede ogni cosa, non significa che ci famo prendere in giro, ovviamente. Spera ogni cosa. Spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. Sopporta ogni cosa. La carità non gli scade già mai. Le profezie un giorno saranno annullate, un giorno, quando verrà la perfezione, non oggi. Le lingue cesseranno, la scienza sarà annullata. Oggi noi conosciamo in parte profetizziamo. Ma quando la perfezione sarà venuta, qui sta parlando della vita futura, non di oggi, oggi tutte queste cose ci sono, allora quello che è solo in parte sarà annullato. E poi conclude, ora queste tre cose durano il presente, fede, speranza, la speranza è legata appunto all'essere convinto, c'è quella fede che è convinta e quindi che ti dà quel frutto di pace e carità, ma la maggiore è la carità. Possiamo parlare quanto vogliamo. Ci troviamo in questo stato. Noi oggi parliamo al mondo, predichiamo al mondo e facciamo bene, dobbiamo farlo. Ma ricordiamoci quello che è scritto in Seconda Tessalonicesi capitolo 2, che in questo momento il mondo è sotto indurimento perché hanno indurito il cuore all'amore della verità e il mondo è pronto per accogliere l'anticristo. È scritto che
sarà come ai dì di Noè la venuta di Cristo e quindi il rapimento della Chiesa. Ai dì di Noè quanti si salvarono? 8. Tu stai aspettando un grande risveglio nel mondo? Ma aspettalo, io no. Perché l'amore verrà meno, la fede verrà meno. Ai dì di Noè solo 8 si convertirono. Io credo che il Signore darà uno sgrullone alla Chiesa, ma noi ci sarà questo mega risveglio. E io penso che Dio ancora oggi ci vuole dare qualche cosa, tutte queste cose ce le vuole dare. Perché ancora esistono questi doni, ma la quantità è molto ridotta. Cerchiamo queste cose, ma non pretendiamo di ricevere queste cose magari facendo digiuni di 40 giorni, e lo dico in senso lato, non sto dicendo che non bisogna digiunare, quando poi non abbiamo l'amore. Cerchiamo queste cose, intanto per grazia mediante la fede, secondo come Dio lo vuole dare, a chi vuole dare quello che vorrà dare. E la via eccellentissima per ricevere queste cose è l'amore. Poi bisogna pregare, poi bisogna digiunare, poi bisogna chiedere. Amen. Ma la via eccellentissima lo dice verso 31. Vi mostrerò la via eccellentissima, cioè la via delle vie, l'amore. Tu vuoi ricevere un ministero, parola di sapienza, potenti operazioni? È l'amore. E quindi se tu vuoi mostrare te stesso, te stessa, non hai amore. Chi vuole mostrare se stesso non ha amore, perché l'amore si fa in disparte. È dura. L'Apostolo Paolo fu colpito nella carne perché si stava inorgogliendo e quindi avrebbe mostrato se stesso e sarebbe scaduto nell'amore. E se scadi nell'amore, perdi i doni. Capito quanto se l'è rischiata Paolo? E di conseguenza anche noi in senso lato, perché lui era lo strumento scelto per portare la parola di Dio. Poi a Dio nulla sfugge, questo è un altro discorso, intenda chi deve intendere. Non lo prendete come uno studio, non vuole essere uno studio, ma un mero sermone. Dio vi benedica, spero che questo video ci aiuti, ci porti avanti, perché non è parola d'uomo, è parola di Dio. E con voi, come sempre, è stato il vostro fratello, il vostro servitore, Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom. Maranatha.